senza foto di famiglia. Oh, la strappa per non farsi vedere che c'era anche lui. Presenza inquietante alle spalle. Solo una foto. I know who you are. What? You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. No. I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Le espressioni di lì, ragazzi, sono stupende, veramente. Grazie. Thanks. Ci tradirà probabilmente, ma a dettaglio. Don't worry about it. Ok. Quindi, ora uno di loro sa che siamo un assassino, quindi vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Sembra cos'è la scatola del pronto soccorso. Luckily there's nothing I need in here. Ok. Bene, bene, bene. Liberiamo il percorso, vediamo un po'. Posso farlo? Better get this door clear, huh? Can I help? Ma mi chiedo, non ci sono gli zombie dall'altra parte? Here we go. Comunque lo scopriremo presto, immagino. Non ti serve niente, vero? You don't need anything, right? No, I get hungry a lot. Okay, good to know. And you don't have any allergies or anything I should know about, right? Don't kids have allergies or asthma or just general maladies? My friend Alfred has a peanut allergy. But you cool? I think so. Ok, meglio così. Ok, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Non più. Cosa fanno i tuoi genitori? Parents do. My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Sono morti. You? Perché sono morti? Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Non sono un tipo cattivo. I'm not a bad guy, okay? Things happen and we didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. La bambina l'hanno fatta tipo super adorabile, direi. Are you okay? La bambina è che ognuno vorrebbe, praticamente. A little. Ora si è anche distrutto il dito. I'll find you a bandage. Ok, avevo trovato la scatola del pronto soccorso, quindi non è che ci voglia poi molto. Prima guardiamo cosa c'è qui. My parents came in here hoping to survive, but it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Or a protector, at least. Ok.
Quindi il padre era stato morso, si è trasformato e ha ucciso poi la madre. Perfetto. Dad kept the remote for that thing in here someplace. Ah, telecomando che forse potrebbe avere le batterie. Yeah. What if my parents come home and I'm not there? Ci troveranno. Track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? E fammi raccogliere per fuori le bende. Un attimo. Ok, raccogliere le bende. Credito di Clementine, oh my darling Clementine. Oh my darling, oh my darling Clementine. Ok, cosa c'è in questo cassetto? Ho già visto, ma non mi ricordo. Prima aggiustiamogli il dito. Let's have a look at that finger. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Ok. Vai, Does it hurt when I do this? A little, not too much. You sure? Ok. Yeah. Mettiamogli il cerotto. Let's get this cut covered up. Yes, please. Che sguardo! Gli sguardi che fanno sono un po' assurdi a volte, ma... dettagli. Perfetto. Ora. Possiamo raccogliere il bastone? The keys are on that zombie out on the street. Ok. Ma però l'ha chiamato zombie, quindi... Dad kept the remote for that thing. Ok, quindi non posso prendere il telecomando lì. No. Ok. Qui da quest'altra parte della stanza c'è qualcosa? Non sembrerebbe, quindi torniamo indietro. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? No. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Hmm. È complicato. It's complicated. Sometimes things happen or you do things and you can't explain them. Let's head back to the others. Secondo me la moglie gli ha fatto le corna e gli ha sparato, tipo l'ha tradito e è stato preso dall'ira e gli ha sparato. Probabilmente. Comunque, mi mancano le batterie. Oh, cos'è? Cosa ho raccolto? Oh, un'altra batteria. Forse finalmente bastano per mettere nella radio? Chissà. And here's another one. Oh, should be okay. Able to get it to work now. Perfetto, finalmente. Hey, yeah. This is Glenn and I'm kind of in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. And you got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do... Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Mm-hmm. Perfetto. Quindi. Devo dare da mangiare a qualcuno. Ho ancora roba da mangiare. Vediamo un po'. E poi vado. No, non devo mangiare. Non devo dare da mangiare a nessuno, posso uscire. Ok. Quindi, vediamo un po' se finalmente possiamo aprire il cancello e fare qualcos'altro.
dobbiamo andare a prendere le chiavi di, del fratello zombie. Quindi tipo, ciao okay. Fratello zombie, come te la passi a zombeggiare qui fuori? That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. Edge up. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Ok, riguardiamoci le vetrine di nuovo. That place is full of TVs and electronics. Ok, dispositivi. Posso prendere il mattone? I can't reach that brick. Posso aprire? Doug, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Queste battute molto simpatiche. Quindi mi sa che mi serve qualcosa per romperlo, giusto? Già, devo tornare dentro e trovare qualcosa per spezzare il lucchetto. Ok. Ok, perfetto. Forse quel bastone? Beh, però era un bastone di legno, non credo che possa bastare per rompere un lucchetto d'acciaio. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Quanto sei stupida. Ok, le ha messe le pile prima di tutto? Le ha messe le pile? Sembra che siano al contrario, però. Che idiota. Non ho parole, ragazzi. Ok. Power. You fixed it. Sei una idiota totale. Fidati. Quindi ora devo parlare con Carly. The station is okay. In the event of a full... my producer's telling me we have to get off the air. Steve. WABE wishes you and your loved ones. God bless you all. Ok, parliamo di nuovo con lei. Pronto ad uscire fuori? You ready to head out? You got it. You? Sì. Yeah. Let's go. Let's go. Ok, quindi non devo aprire subito quel lucchetto, magari più avanti. Ok, siamo già arrivati al motel. Get down. Ma che carino che sei. Wow, cos'è, una fase stealth questa? Non dobbiamo farci vedere? Oppure gli spara direttamente addosso alla pistola? Oh, sta lì dentro. No, è il nostro amichetto quello. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to but I wasn't. Infetta quindi, okay. A couple almost got me and I ended up hiding. Ah, no, lui è stato morto. Let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Hanno una sindrome dell'eroe questi due tizi, a quanto pare. Ok, invece sono due zombie che vorrebbero entrare, solo che non hanno capito che la porta sta al centro e non sta ai lati, quindi buona fortuna con il provare a sfondare la porta, anzi per sfondare il muro proprio vorrebbero sfondare. Ok. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up.
So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Ok. Quindi vediamo un po' com'è la situation. We can hide by that RV. Ok, scendi. Mi ha visto? No, per fortuna. Ok, quindi lì c'è quella cosa. Di qui. Oh, cos'è? There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply guy. I might have an idea for you. Ah, perché come abbiamo visto nei migliori film action, i cuscini possono essere utilizzati come silenziatore per la pistola, no? Hai visto che ci sono dei film tipo i killer uccidono la gente poggiando il cuscino in faccia e poi sparando. That's not really what I have in mind. Ok, quindi spostiamoci magari. Sì, vai lì. Ok, lì c'è qualcosa. Cos'è? We can hide by that pickup. Ok, un pickup. E andiamo lì. La la la. Non mi vedere, non mi vedere, non mi vedere, non mi vedete, per favore. Ok. Ottimo. Dunque, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Magari se lo vai, se vai a vedere cosa c'è nel pickup, sai com'è. Possiamo usare il cuscino? What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Ok, quindi non possiamo usare. Possiamo usare quello. Sfondarlo non se ne parla, altrimenti facciamo rumore. Quindi torniamo indietro. Vediamo un po' dov'è che possiamo andare. Oh, è vivo. We can do something with that car, I bet. If it weren't for that fellow lurking near the front. Quel personaggio che indugia davanti. Linguaggio aulico. Bucolico. Ok, aulico, bucolico, eccetera. Ok, usiamo il cuscino. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Ciao amico! Amico mascellone. That was sick. Ok, non mi hanno sentito, che culo. Perfetto, avevo subito capito che il cuscino sarebbe servito a quello, dato che lei aveva la pistola, quindi. Vediamo un po' di provare ad aprire lo sportello. Sperando non ci siano altri zombie dentro la macchina. Ok, che possiamo fare? Possiamo mettere la marcia. Ok. Cos'è? Candelotto, ok. Spark plug. You should hold on to that. Come in here. Ok. Quindi ora in teoria possiamo spostarla. Cosa che abbiamo messo in folle, ok. Questo tizio mi sa che si becca la macchina. Sei stato investito al contrario. Oh, che schifo. Zoom sullo zombie. Ok, ora che siamo qui. Possiamo vedere dentro lì. Ah, ma qui è dove stavamo prima praticamente. Ok. Continuiamo a cercare in giro. Deve trovare un'arma. Ok, quindi ora posso in teoria romperlo? No, non ce la fa. Ninja what? You picked up that spark plug to shatter that window, right? What the hell are you talking about? Roche ninja. Spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Oh, posso usare quello per aprire quindi? Vediamo un po'. Oh my god! Oh, meno male. Beh, non interessa. Dammi qui, grazie mille. Gentilissimo. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Ok, andiamo a trovare il tizio. Dov'è che posso andare? Posso tornare di lì? Ok, vai lì. Tornate indietro. In teoria dovevo far fuori quel tizio lì.
quello zombo. Ok. Vai lì, sperando che non mi vedano. Oh cavolo, lì ce n'è uno però. Non mi vedere, non mi vedere, non mi vedere, non mi vedere. Ottimo. Non mi ha visto. Ora. Dove vado? A destra o a sinistra? A destra c'è il tizio qui. Quindi di qui. Oh cavolo, mi sta vedendo. Torna indietro. Ok. Devo farlo fuori col cacciavite? Teoria? Incacciavitiamolo. Oh cavolo, ho preso al corpo. Ok, adesso ho preso la testa. Addio. Oh my god. Oh my god, muori bastarda. Dritto nell'occhietto. Addio. Perfetto. Lavoro perfetto. La prendi, lascia. Non la so prendere, bastardo. Maledetto bastardo. Incacciavitiamolo. Addio. Ha proprio piantato nel cranio di cattiveria.